La metrologia forense è un connubio tra la metrologia, cioè la scienza delle misure, e le scienze forensi, cioè quelle scienze che si usano nei tribunali per arrivare ad accertare i fatti. Le scienze forensi tutte si basano su misure, pensate, misure tossicologiche, misure biologiche, misure di impronte e così via. Spesso si pensa che il ruolo della metrologia sia quello di trovare misure sempre più efficienti, sempre più accurate per arrivare a certezze. Purtroppo non è così, perché quando misuriamo noi non riusciamo mai a trovare il valore vero di ciò che stiamo misurando. Ci sono 100.000 motivi di disturbo, dalla incompleta conoscenza di ciò che stiamo misurando, non abbiamo un modello completo, imperfezioni nello strumento, influenza dei parametri ambientali dell'operatore stesso. E allora noi riusciamo ad utilizzare il risultato di una misura solo se riusciamo a dire di quanto stiamo sbagliando. E la metrologia ci permette di fare questo attraverso un parametro che si chiama incertezza, attraverso cui ogni valore misurato non è un valore singolo, ma è un intervallo di valori all'interno dei quali supponiamo cada il valore vero del misurando con una certa probabilità. Perché è utile in ambito forense, anzi indispensabile, non solo utile? Perché solitamente usiamo il risultato di una misura per confrontarlo con un valore di riferimento, che può essere un limite di legge, alcol nel sangue, per esempio, può essere il parametro, un valore di un parametro di una ipotesi investigativa. Se il valore misurato e il valore di riferimento sono molto distanti fra di loro, beh, sono diversi, siamo sopra o sotto, lo diciamo con certezza. Ma se sono vicini, allora un dubbio può venire, soprattutto se il valore di riferimento cade all'interno dell'intervallo di valori che noi attribuiamo al risultato di misura. E quindi in questo caso il giudice avrebbe un dubbio e la metrologia glielo quantifica, per cui il giudice poi è in grado di capire se quel dubbio è ragionevole oppure no, e se è ragionevole ovviamente assolve, e se no può condannare. Questa, in sintesi, è la metrologia forense. Diventa importante che entri nel bagaglio culturale del tecnico che si occupa, per esempio, di perizie in ambito giudiziario, ed è per questo che al Politecnico la stiamo studiando, sia dal punto di vista della ricerca, sia anche dal punto di vista didattico.